questa volta. Questo è il tempo di cambiare, per l'amore di un paese, per la gente che ci crede, regaliamoci un futuro, tutti insieme, tutti insieme. Con Salvini si può fare, non restiamo più a guardare, l'umiltà non ha colore, l'umiltà non ha padrone, tutti insieme si può fare. Quante promesse andate al vento, troppe storie abbiamo sentito, ma alla fine della giostra la realtà è sempre la stessa, regaliamoci un futuro. Allora, buongiorno a tutti. Oggi ho il piacere di darvi il benvenuto in quella che è la sede della segreteria provinciale, lo faccio insieme al segretario regionale del partito di Salvini, consigliere regionale Andrea Carocco, al senatore Roberto Marti e al nostro candidato per le primarie del 17 marzo, Mario Spagnolo. Io ho voglia di ringraziare tanti giornalisti per averci dedicato parte del vostro tempo oggi e per l'attenzione che dedicate ogni giorno al nostro partito. E poi consentitemi di fare un ringraziamento ad Andrea e a Roberto per averci consentito di disporre di questo luogo in cui ogni giorno ci confrontiamo, condividiamo le idee insieme ai militanti e ai simpatizzanti del nostro partito. A seguito del scioglimento del Consiglio Comunale, da subito, in modo responsabile, abbiamo lavorato per l'unità del centrodestra. E lo abbiamo fatto intanto dando piena e incondizionata disponibilità affinché si individuasse un nome capace di unire e di portare avanti congiuntamente un progetto di centrodestra che sino diciamo, all'appuntamento di maggio. Lo stesso impegno l'abbiamo profuso quando si è scelto di raggiungere lo stesso obiettivo attraverso lo strumento delle primarie. Uno strumento che era già stato programmato all'epoca per Foggia e per Bari e che è uno strumento sicuramente di consultazione, di condivisione delle proposte con i cittadini che quindi partecipano a delle scelte per la loro stessa città. Noi quindi da quel momento abbiamo ragionato congiuntamente al direttivo cittadino, ai militanti e simpatizzanti e dai ragionamenti che abbiamo fatto abbiamo convenuto di far sì che Mario ci rappresentasse il 17 marzo. La scelta di Mario, di questo Mario ti ringrazio, non solo perché Mario Spagnolo è la persona che ha scelto il progetto della Lega nei momenti in cui era una scelta sicuramente più alta rispetto a quanto oggi possa essere, e perché Mario ha accolto subito con condivisione ed entusiasmo la possibilità di rappresentare e di rappresentarci il 17 marzo. E di questo Mario ti ringraziamo. Sì. E di questo Mario quindi dicevo ti ringraziamo. Sono convinta che il 17 marzo sarà una grande festa di partecipazione e che le idee, il cuore e il coraggio che ci accompagnano ogni giorno saranno anche in quell'occasione il nostro punto di forza. Ogni giorno il nostro Matteo Salvini, il nostro capitano, ribadisce più volte che vince la squadra e innanzitutto da militante. Poi da segretario provinciale che ogni giorno insieme a tutta la squadra costruisce il partito in provincia di Lecce, sono convinta che la squadra vince sempre e vincerà anche la squadra della provincia di Lecce. Grazie a tutti per essere intervenuti, io passo la parola al segretario regionale, consigliere regionale Andrea Carocco. Grazie Elisa, ovviamente. Ringraziamo tutti gli organi di stampa, peraltro sappiamo esserci un'altra conferenza stampa e quindi proveremo ad essere più rapidi possibili. Io ho poco da aggiungere a quello che diceva Elisa, se non dire che il percorso che stiamo facendo di costruzione della Lega in Puglia e della Lega in provincia di Lecce, in modo particolare a Lecce, è un percorso lento, progressivo, è un percorso che non ha senza fiato sul collo, senza voler a tutti i costi raggiungere risultati per mettere in mostra i muscolari. Qualcuno ci chiedeva
per esempio anche alla luce delle primarie che ci sono state a Bari, a Foggia, se il fatto che si impongano, magari si siano imposti candidati non provenienti dalla Lega. A Bari ha vinto un candidato civico, su cui altri partiti poi in strada facendo hanno deciso di sostenere il percorso del candidato di Renna. A Foggia c'era il sindaco uscente, per noi era prioritario garantire un'unità. Questo è fondamentale affermare, che in questo momento la Lega credo che si stia ponendo più di tutte le altre forze politiche per non commettere gli errori che sono stati commessi nel passato. Molti di noi, chi è a questo tavolo, chi è presente qui in conferenza stampa, per anni ha lamentato che le scelte dei candidati sindaco, dei candidati presidenti di regione venivano individuate in maniera chiusa all'interno delle cosiddette stanze di partito. E quindi la Lega e questi interpreti, io in prima persona per anni ho lamentato che questo procedimento, questo meccanismo non agevolava mai il centrodestra e non ci consentiva di raggiungere invece la maggioranza che i cittadini a Lecce, a Foggia, a Bari, in Puglia per le regionali ci hanno sempre consentito e tributato. Da questo punto di vista anche a Lecce noi ci poniamo su questo percorso e quindi ci chiedono ma perché la scelta di scendere in campo all'interno di una partita tra candidati e centrodestra che in apparenza può sembrare tra cosiddetti piccoli. Noi riteniamo che la Lega, lo abbiamo scelto realmente con i nostri iscritti, con i nostri militanti del coordinamento di Lecce, la Lega in queste primarie doveva esserci. Doveva esserci perché la scelta di Mario Spagnolo può essere la figura, è la figura che ha fatto un percorso in questi anni non all'interno delle istituzioni. Ci sono figure e persone che rappresentano questa città dal 1997, dalla prima volta in cui il centrodestra tornò al governo della città. Mario Spagnolo in quegli anni faceva altro. Molti di noi in quegli anni facevano altro, nessuno ha avuto, per così dire, Mario non ha avuto responsabilità di partito, non ha avuto responsabilità amministrative, non ha avuto responsabilità istituzionali, quindi per noi realmente questo può essere un'occasione di reset e quindi l'individuazione di un candidato come Mario è un'individuazione di un candidato che rientra pienamente nello spirito che la Lega si sta ponendo, quello di valorizzare amministratori capaci. Saluto tra gli altri la presenza di Giordana Guerrieri, quindi di amministratori che facciano davvero dello spirito di appartenenza e di militanza il proprio impegno e soprattutto dare forza alle persone che credono in un progetto come quello del progetto di Matteo Salvini. Se Matteo Salvini avesse pensato alle percentuali, oggi non rappresenterebbe il primo partito d'Italia. Quando ha inserito nella dicitura del simbolo la dicitura Premier, Salvini Premier, molti di voi si saranno messi a ridere, a sogghignare, a sghignazzare, a pensare che era giusto una cosa per provocare l'interesse di qualcuno. Stessa cosa quando magari la Lega ha annunciato di partecipare alle primarie, qualcuno ha sogghignato, sghignazzato, si è messo a sorridere. Noi lo facciamo in maniera convinta perché al di là del risultato che noi otterremo il 17 di marzo, siamo convinti delle nostre idee e di quelli che sono i nostri programmi e soprattutto di puntare su una persona che è realmente trasparente, pulita, nuova e che voglia dare una disponibilità a prescindere. Anche le cose che sono state chieste in questi giorni, nella disponibilità che la Lega dà, qualora ci dovessero essere condizioni di avere un'unità ancora maggiore, noi diamo sempre la disponibilità, non siamo per rompere e soprattutto vogliamo vincere e guidare, tornare a guidare questa città con le nostre idee e con la nostra forza di volontà. Per questo è lo spirito della candidatura di Mario e sono convinto che il 17 di marzo ci regalerà grandi soddisfazioni e saremo contenti e soddisfatti del percorso fatto e soprattutto dei risultati raggiunti. Grazie. Grazie Andrea. Ha già detto molto, intanto ringrazio anch'io voi tutti, sarò brevissimo. Ha già detto molto Andrea, la Lega in questo, in questi ultimi due mesi e mezzo, dal 7 di gennaio, è stata molto in silenzio. E la motivazione reale di questo silenzio non è dovuta a un disinteresse, al contrario, è dovuta a quello che ha detto Andrea. Noi a luglio scorso, all'atto di nomina di Andrea Carocco, coordinatore
senatore regionale abbiamo dato una linea di indirizzo a questo partito in Puglia. Il primo obiettivo era quello di unire il centrodestra. E l'abbiamo fatto, abbiamo tentato di farlo, stiamo tentando di farlo senza personalismi. Personalismi che a Lecce, diciamo, ci sono ancora e sono tanti. E la mia assenza nel dibattito cittadino è dovuta proprio al fatto che uno di quei personalismi potevo essere io. E quindi, ricontinuando nella mediaticità e la presenza, non avrei dato aiuto a questo tipo di unione. Personalismi oggi non interessano più le persone, lo ha detto Andrea, il progetto politico di Matteo Salvini sta facendo ben altro e in Puglia abbiamo bisogno di un'organizzazione di centrodestra diversa rispetto a quella che c'è stata in passato. Quindi noi abbiamo fatto molti passi, sul termine di Mario, di lato, e abbiamo tentato di creare l'unità del centrodestra. Ritengo che abbiamo lasciato aperte tutte le possibilità dell'individuazione di un candidato unico, nell'individuazione di uno strumento che è stato utilizzato e lanciato già da mesi a Bari, a Foggia, sia con soluzioni diverse. A Foggia c'è un candidato sindaco uscente del centrodestra, a Bari si parte da un quindicenne, diciamo, all'opposizione, a Lecce, tranne la parte dei 18 mesi di anatra zoppa dell'amministrazione Salvemini, è stata un'altra identità, diciamo, culturale e politica della città. Partivamo da un'azione diversa e abbiamo tentato, verificato, vi assicuro, fino all'ultimo in silenzio, secondo se ci potesse essere la soluzione di una unitarietà del centrodestra. Questa unitarietà abbiamo capito e condiviso che poteva andarci e esserci soltanto con le primarie, strumento che noi abbiamo utilizzato, come voi sapete, forse per primi in Puglia nel 2012 con Paolo Perrone come sindaco uscente all'epoca, come è stato fatto adesso a Foggia, e che lo abbiamo ritenuto uno strumento di rivitalizzazione in quel momento dei personalismi e di un centrodestra che si doveva ricompattare. Questo stesso strumento lo abbiamo rimesso in campo, le segreterie provinciali, che ringrazio la persona di Elisa per il nostro partito e degli altri segretari provinciali, hanno messo in campo anche qui questo strumento, l'hanno portato avanti lasciandolo aperto, perché come sapete noi siamo partiti un po' dopo rispetto agli altri comuni e abbiamo anche lasciato il tempo, diciamo, abbiamo lasciato quella vena aperta, quella visione logica per capire se c'erano possibilità di candidati unitari, di possibilità di sintesi. Quando abbiamo capito che l'unico strumento era quello delle primarie, noi ci siamo guardati in questa stanza, in questo locale, intorno e abbiamo individuato, potevamo farlo con Giordana che è qui, con altre persone, abbiamo individuato nel candidato più naturale a questa competizione delle primarie, in Mario, che come ha detto Elisa, è la persona che ci ha creduto dal primo momento, ha fatto le campagne elettorali per tutti quanti noi, compresa le scorse politiche sulle città, l'ha fatta con forza, con tenacia, ci ha creduto insieme a un gruppo di amici, abbiamo sentito la base in questa stanza e abbiamo dato la possibilità a questa base di avere un proprio rappresentante alle primarie. In una Lega che, a differenza di tutto quello che si pensa mediaticamente, alle elezioni amministrative del Comune di Lecce sarà protagonista. So che vi appassiona mediaticamente il fatto che cosa fanno le civiche di Roberto Marti, il problema è che io mi occuperei di più di che cosa farà Roberto Marti, e questo lo vedremo il giorno delle primarie e soprattutto il giorno delle elezioni comunali per il risultato della Lega. Ha detto il mio coordinatore regionale, dove ci dipingono nella spaccatura delle due tipologie di pensiero, lo dico giusto perché probabilmente lui come segretario di partito non lo dice, ma io lo posso dire, questo percorso l'abbiamo iniziato insieme e lo porteremo avanti insieme dal primo giorno, quindi al netto delle divisioni mediatiche e delle idee che possono essere diverse e fanno crescere anche quando non siete d'accordo il gruppo, noi siamo qui uniti, compatti. Mario sa che avrà il nostro sostegno, le civiche sono importanti, ma in un partito come la Lega oggi c'è bisogno di dimostrare che la Lega può, come ha potuto in Sardegna, come potrà fra qualche settimana in Basilicata e come ha fatto la politica avendo dei rappresentanti delle istituzioni del governo nazionale e nel Parlamento, per affacciarci a una competizione che è la mamma delle competizioni, a quella tra 8 mesi, che sarà quella delle regionali. Noi abbiamo buttato queste basi, lo facciamo con sacrificio, lo stiamo facendo con silenzio, soprattutto senza personalismi alcuni. Quindi ringrazio anche qualche presenza delle civiche che è qui, so che sono
territori come hanno fatto anche degli altri candidati, ma so che attraverso la vicinanza al sottoscritto non potranno che guardare la lista della Lega come un'opportunità per scendere in campo e non avere troppe liste intorno, ma unirsi tutti quanti in un unico contenitore e dare avvio a un risultato a doppia cifra importante. Bravo. Nelle amministrative. Bravo. Hanno di fare una campagna elettorale serena, di uscire il più possibile nella maniera naturale che ti è consona alle tue caratteristiche, di non preoccuparti delle armate degli altri candidati. Noi siamo un piccolo garnetto, ma ce la caveremo bene, lo vedrai dai risultati, lo faremo con serenità e con silenzio come stiamo facendo in questi giorni. Grazie. Dunque, innanzitutto grazie della vostra presenza qui in un giorno lavorativo infrasettimanale di venerdì mattina, davvero non ci speravo, tanta gente, tanti amici che sono venuti qui in questa conferenza stampa di presentazione. E noi siamo, oserei dire, un buon carroccio, giusto per legarci alla Lega, insomma. Dunque io motivo anche la scelta, perché tante volte si dice ma perché lo hai fatto, perché... Beh, come hanno già anticipato prima Andrea, Lisa e anche Roberto qui, innanzitutto è stata una scelta condivisa, ma davvero condivisa. Questo è un vero partito, io ho avuto la prova proprio in quella serata che è un partito democratico, no, attenzione, intendiamoci sul termine, non quello famoso, dove la democrazia vince davvero, dove le idee escono fuori, questo forse intervento, dove le idee escono fuori, sono discusse, vagliate, poi si vota, insomma, poi si decide alla fine, è chiaro? Quindi è successo molto naturalmente, è stato un percorso davvero naturale, semplice, nulla diciamo di scontato nelle segrete stanze, è nato così, semplicemente, come lo siamo sempre stati, semplici noi della Lega. E quindi intendiamo porre all'attenzione di voi tutti qui presenti, dei giornalisti che ringrazio di essere qui questa mattina, a parte le motivazioni per le quali mi hanno spinto a scegliere di sì, io sono abituato nella mia vita a fare del volontariato da più di 20 anni, mi sembrava giusto farlo anche per la mia città, perché fare il sindaco di questa città vuol dire dedicare 5 anni della sua vita, della propria vita, per amore della città, dedicarsi ai propri cittadini, non esiste farlo tanto per, oppure chi dice oggi ecco la Lega ha piazzato il suo candidato di bandiera, sbagliato, perché noi partecipiamo per vincere, tanto per incominciare, così tutti si fanno già un quadro della situazione. Siamo molto coesi al nostro interno, siamo decisi, determinati, abbiamo un programma che davvero è innovativo per questa città, tutti i cittadini potranno poi conoscerlo perché lo divulgheremo in tutti i quartieri, in tutte le vie attraverso degli opuscoli, andremo a parlare con i cittadini, a divulgarlo anche personalmente ovviamente, quindi nulla di improvvisato, siamo determinati, l'abbiamo scelto con coscienza. Politicamente io mi sento di dire solo una cosa, anzi due per la precisione, perché mi è stato rimproverato, oddio, mi è stato fatto un piccolo appunto, di essere un po' troppo aperto alle intese oppure ai, diciamo, di attendere un po' troppo. Invece no, io ragiono così, per amore della città io preferisco, e l'ho detto anche ieri in una trasmissione televisiva, siccome le primarie non ce l'ha prescritto il medico, io preferirei non fare le primarie e vincere che fare le primarie e perdere. Ho detto qualcosa di errato, Roberto? Non mi sembra. Io ho soltanto dichiarato questo. Chi vuole bene a questo centrodestra dovrebbe anche avere, diciamo, anche una visione un po' più a lunga gittata e non fermarsi all'oggi. Un po' di umiltà, scollarsi di dosso un po' di antipatie personali, perché l'unità del centrodestra è fondamentale per vincere in questa battaglia elettorale.
è inutile dirlo, ridirlo, questa è la verità. Ora, ci sono queste primarie, benissimo, le affrontiamo con serenità, sicuri dei nostri mezzi, delle nostre idee, che ce la possiamo fare. E questo è un punto. L'altro punto, a livello politico, così lo chiarisco una volta per tutte, mi rivolgo a tutte quelle liste civiche che, voglio dire, si sono richiamate a un cambiamento, a un rinnovamento del centrodestra. Benissimo, questa è l'occasione giusta. Credo che io tra i tre rappresenti il nuovo, vero. Poi posso sbagliare, non lo so. Quindi io faccio un appello alle civiche che hanno detto fino a pochi giorni fa che voglio un nuovo centrodestra, un cambiamento, un cambio di passo. Questa è un'opportunità storica. Noi offriamo questa opportunità storica a queste liste civiche. Tutte. Quindi questo è il mio secondo punto, diciamo, politico a cui ci tenevo, volevo dirlo proprio in questa giornata, senza infingimenti, così tutti hanno magari il tempo per pensare e per riflettere. Giustamente noi siamo aperti al dialogo sui programmi, perché tante volte i programmi coincidono, collimano, e quindi bisogna sedersi al tavolino e ragionare bene. Noi siamo aperti a tutto. Bene, e adesso mi preme ovviamente illustrare, non vi annoierò, lo farò molto brevemente, il programma, almeno i temi, quelli più importanti, quei 4-5 punti che abbiamo individuato, li andiamo a sviscerare non nello specifico, ma almeno a capire di cosa stiamo parlando. Innanzitutto vogliamo incidere come sempre, quindi sicurezza è una bandiera, sì, della Lega a livello nazionale, vogliamo traslare questo tema a livello locale. Quindi bonificare quelle zone di Lecce che sono la sera impraticabili, dove una persona non è sicura di frequentare, perché comunque un sindaco deve anche pensare a questo. Quindi ci sono i tavoli giusti per farlo, c'è la polizia locale per farlo, bisogna organizzarsi, è solo una questione di organizzazione. Quindi a prescindere da tutto, io volevo poi incidere su un altro punto che ci tenevo tanto, il commercio e la fiscalità urbana. Benissimo, credo che nell'ultima consiliatura, l'ultima amministrazione Salvemini, io l'ho detto in più occasioni, ha penalizzato tantissimo il commercio all'interno della nostra città, i commercianti con chiusure selvagge, piani di traffico inesistenti. Quando mi hanno chiesto, ma cos'è che non è andato secondo lei dell'amministrazione Salvemini? Io ho detto, guardi, siccome non ha fatto nulla, io purtroppo non posso commentare nulla, perché è stato un numero. Allora, siccome io non posso commentare nulla, quindi mi esprimo soltanto su quelle pochissime cose che ha fatto, tra l'altro errate, sbagliate. Ha penalizzato i commercianti in maniera incredibile, con chiusure selvagge. Quindi noi non siamo per questo. È inutile prenderci in giro, Lecce non è una città abituata alle biciclette, chi vuole intendere intenda, da 100 anni che usiamo l'automobile, dobbiamo solo saper utilizzare l'automobile nel modo giusto, cioè individuando i parcheggi, dando opportunità a chi viene dall'esterno della città con parcheggi di scambio, non vessare i cittadini facendo il trucchetto del pagamento con il tagliandino la domenica magari, possibilmente, come hanno fatto loro. Quindi dobbiamo essere concreti, come sempre stava Lega in tutti i suoi aspetti, concretezza, quindi una fiscalità che aiuti il piccolo commercio di prossimità, perché è stata massacrata, oltre che dalle tasse che già sappiamo essere esose, da una tariffa inconcepibile, quindi praticamente come se fosse un secondo affitto, perché già i commercianti pagano un affitto incredibile. Quindi diamo un attimo un taglio a questo, dove possiamo. E poi per le famiglie, andare incontro alle famiglie, IMU, TASI, insomma, cercare un attimo di rimodulare questo tipo di tasse. Quindi fiscalità di prossimità, commercio di prossimità, non aiutare, diciamo, anzi non vedere nei weekend la superstrada Lecce-Brindisi piena di auto che si dirigono verso le famose COP magari, ma cercare di far venire qui in città la gente a fare la spesa. Questo è il massimo
perché l'anno scorso, insomma, soprattutto durante le festività, qualcosa mi suonava strano. Io l'ho denunciato in televisione, tra l'altro, proprio questo atteggiamento. Poi abbiamo il turismo, aiutare un turismo itinerante, quindi su tutte le marine leccesi, infrastrutture per la ricezione di camper e quant'altro, perché sono assenti, quindi strutturare le marine in questo, ovviamente rilanciare le marine, le famose marine che poi ogni volta magari vanno sulla bocca di tutti i vari partecipanti alle corse elettorali e puntualmente magari vengono abbandonate. Noi lo vogliamo fare sul serio, quindi tutte le marine leccesi a pari merito devono essere rilanciate, ok? Questa è una cosa fondamentale, perché lì ci abitano tante persone, i vari poteri, già non hanno magari servizi fondamentali come la posta che gli è stata tolta, quella di Frigoli qualche anno fa, quindi dobbiamo anche cercare di rilanciare questo tipo di situazioni nelle marine. E poi, oltre al turismo e la fiscalità urbana che abbiamo, ecco, un tema che a me è tanto caro, il volontariato. Bene, io direi che è arrivato il momento di dare lustro, a tutte quelle associazioni che negli anni si sono spese per dare tanti servizi alla comunità leccese. E mi dispiace dirlo, ci sono state tante associazioni che hanno chiuso, che sono state costrette a chiudere, perché purtroppo mancava la base, nemmeno la sede dove riunirsi. Ora ci sono tanti immobili che possono essere sfruttati, risanati, consegnati magari in comodato d'uso gratuito, almeno a quelle associazioni che si sono date da fare per dare manforte a chi soffriva in città e ha dato gusto tra l'altro al Comune di Lecce in tante manifestazioni. Un occhio particolare a questo settore non fosse altro che io sono in questo settore e resterò in questo settore, quindi conosco bene come vanno le cose. Quindi questo me lo sono appuntato e ci teniamo tanto. Poi per gli sportivi, voglio dire, abbiamo anche un'idea, poi vedremo se sarà attuabile, però lo stadio di Lecce per gli sportivi dico che potrebbe anche esserci una possibilità di cercare di far costruire, di comunque far risanare lo stadio già che abbiamo attraverso un progetto poi in Invimit, ok? Invimit che ha questa possibilità, in varie cittadine già è stato sperimentato, quindi la gestione, quindi l'acquisizione e la gestione degli stadi. In qualche città è stato già fatto, in lista ci siamo anche noi, c'è Lecce, c'è Bari, vediamo, nulla diciamo è dato per perso, possiamo farlo. Questo giusto per chi ha a cuore, come tutti presumo in questa stanza, le sorti anche del Lecce Calcio e del Calcio a Lecce. E poi mi sono anche appuntato altre cose che abbiamo in serbo, ovviamente attenzione che sia chiaro, un'altra cosa al volo e poi chiudo, che sia chiaro, diritti e doveri, pari merito per tutti, soprattutto nel commercio, diritti e doveri, perché tutti i commercianti che pagano le tasse e sono già vessati e fanno difficoltà ad andare avanti, non devono essere penalizzati da coloro che non le pagano, dagli abusivi, che siano italiani, stranieri, extracomunitari. Lo dico per i commercianti italiani e anche per i commercianti extracomunitari che hanno i negozi e che pagano le tasse. Quindi saremo, diciamo, non ci sarà tolleranza per questo, intransigenza, sì. Questo diciamo in sintesi, poi ovviamente ci sarà modo per illustrare nella brochure che andremo a distribuire il resto del programma. Il resto io mi fermo, vi lascio un po' le domande, magari se volete farmi qualche domanda, e anche agli ospiti qui. Credo di essere stato chiaro, grazie della vostra presenza, l'emozione è tanta, però ce la metteremo tutta, non ci arrendiamo, ce la possiamo fare. C'è unità, ma non quella unità famosa sempre. Quando ho ricordato Marco, anche Andrea,
che di solito vi dipingiamo sempre in guerra, però una guerra vera c'è stata, perché è stata la luce del sole. Bruxelles invece è spagnolo. Nei mesi scorsi, credo, la segretaria provinciale ha detto che non era legittimato spagnolo a parlare in nome della Lega. Cos'è cambiato? È stata un'incomprensione temporanea. Questa cosa devo dire, intanto vi ringrazio per la domanda che avete posto, che era un punto anche di cui parlare. Questa cosa vi assicuro che diverte tanto me e Mario, in questi mesi ci abbiamo riso su tante volte, perché nel momento in cui vi fu quell'episodio, la segreteria provinciale, della mia persona, da poco al lavoro sul territorio di Lecce, provincia di Lecce, stava facendo delle valutazioni di partito. Per cui, come in ogni partito, come in ogni organizzazione, c'è il momento della valutazione e c'è quello delle scelte. Nel momento in cui è arrivato il giorno di compiere una scelta anche sulla città di Lecce, Mario non poteva che essere confermato il segretario cittadino, così come è stato fatto in tutta la provincia, con tutti i segretari di noi con Salvini, che dalla prima ora hanno preso la bandiera del partito e convintamente hanno portato avanti il progetto della Lega sul territorio provinciale. Posso fare un'altra domanda? A proposito di ex, non vedo Leonardo Cavoli, da un po' che lui aveva detto che sarebbe rimasto una bandiera, ma che ha fatto da una... Sì, se vuole forse posso... a questo le risponde Mario, perché io non ho una conoscenza personale di Leonardo. Sì, no, Leonardo è sempre vicino a noi, è sempre vicino alla Lega, per quanto mi riguarda mi darà la mano, ci darà la mano alla Lega, quindi è convintamente ancora in Lega, assolutamente ottimi rapporti. Va bene. Io volevo fare una domanda sul programma. Sì, ha parlato di fiscalità urbana per incentivare il commercio, per entrare nello specifico, cosa intende? Cioè, quali ha già pensato? Se sbagliamo il programma, se per caso di entrare proprio nel vivo del discorso. Sì, dunque abbiamo detto la Dari, innanzitutto, per quanto diciamo, i commercianti, per quanto riguarda i commercianti, agire sulla Dari, mentre per quanto concerne le famiglie. IMU e TASI, questi sono, diciamo, i punti di riferimento salienti. Poi è chiaro che se ci saranno altre idee le vaglieremo. Quindi abbassarle? Sì, la Tari sicuramente, perché è a livelli intollerabili. Intollerabili. Io vi chiedo, se c'è qualcuno di voi che commercia, io chiedo se non è una tassa talmente alta da avere difficoltà, insomma. Quello che è una cosa, rispetto ai personalismi come ha fatto cento il senatore Marti, in qualche modo quello che sta accadendo all'interno del centrodestra degli altri partiti tradizionali potrebbe in qualche modo facilitarvi paradossalmente. Scusate, mi sta chiamando. Che Salvini? No, pronto? No, sì. Grazie.
Il velo della diretta si è collegato. Per non rispondere alla domanda di tutto fai. Antonio, qual era la domanda? Qual era la domanda, Antonio? Personalismi l'ho detto io, se vuoi rispondere tu però io preferisco. Sì, vabbè. Ma non credo che i personalismi possano. No, diciamo che i personalismi invece possono essere superati. Questa telefonata può essere per esempio un aiuto nel superare i personalismi, ma li può rappresentare soprattutto la Lega, non solo come partito, come identificazione di Matteo Salvini, ma per come si è mossa in questi 3 mesi Andrea, nelle amministrative in generale e soprattutto a Lecce nell'ambito del centrodestra, sicuramente vuole aiutare a superare i personalismi, vuole aiutare a ricompattare il centrodestra nella sua interezza assoluta e vuole dare un progetto politico serio a questa città. I personalismi non sono una cosa negativa, non è un'accezione negativa. Ci sono momenti in cui però bisogna fare dei passi di lato. Noi in questo abbiamo tenuto botta a tutte le rivendicazioni di chiunque, abbiamo racchiuso, e Andrea e Elisa sono stati gli attori principali sul tavolo regionale e provinciale, di un metodo che è condiviso, siamo partiti, e ritengo però che ci sia da dire una cosa, ma passi di lato non se ne possono più fare, fra 2 settimane si celebrano le primarie, noi dobbiamo solo andare a cercare i nostri elettori e gli elettori del centro-sinistra, infatti non ce ne abbiamo, siamo sempre, vuol dire che noi cerchiamo qualcosa che non esiste. Se posso, no, se posso anche proprio un minuto su questo, io prendo atto e apprezzo anche la chiamata da parte della senatrice Poi Bortone, però le primarie, noi partiamo dalla storia del 2017, nel 2017 il centrodestra si divide perché più persone ambivano legittimamente ad essere candidati sindaco e forse già in quell'occasione queste varie proposte politiche si sarebbero potute confrontare con un metodo democratico e scegliere, non far scegliere ad altri il candidato sindaco ma farlo scegliere ai leccesi. In questo caso bene gli apprezzamenti da parte dello stile e dell'approccio con cui la Lega sta avendo proprio per quel senso di responsabilità, però in tempi rapidissimi, ma rapidissimi significa in termini di ore, tutti gli attori interni alle primarie ed esterni alle primarie, in riferimento è anche alla senatrice Poi Bortone, o c'è una volontà messa sul piatto, perché se no ricadiamo negli errori del passato, ognuno si sente legittimato ad essere correttamente il candidato sindaco. Di fronte a più proposte o c'è la volontà di fare un reale passo di lato e quindi il percorso può essere interrotto solo se, ma parliamo delle prossime ore, se nella giornata di oggi dovessero esserci dei reali passi di lato o passi indietro da parte di tutti gli attori, o se no, rispetto per tutti, collaborazione, noi siamo responsabili, ma è evidente che nessuno può chiedere, per così dire, di fare delle cose impossibili. Le primarie un percorso che sono state avviate, noi riteniamo che se qualcuno è ancora disposto a fare passi di lato e passi indietro, noi saremo i primi a farli di fronte alla disponibilità degli altri. In caso contrario andremo avanti con le nostre forze, con le nostre forze e con il nostro candidato. Tutti insieme con Salvini si può fare, non restiamo più a guardare.